Bentornati sul canale ufficiale Langa Studios, io come sempre sono Andrea e vi devo confessare una cosa, a volte fare il videomaker per Langa è un'esperienza elettrizzante. Ok, la battuta era pessima dato che parliamo di effetti di elettricità, ma è vero, a volte devono essere veloci, quasi fulminei. Ok, basta, la smetto, partiamo con il video di oggi. Dunque, cosa ci serve creare? Una tempesta di fulmini bicolori tra le nuvole, che è quello che tutti vediamo nel cielo ogni volta che c'è un temporale, no? Non stiamo qui a sindacare. In questo caso il fulmine è un semplice effetto generato dal nostro programma di editing che ci consente bene o male di personalizzarlo come più ci pare. Lo possiamo fare giallo, blu, verde, rosso, non importa, possiamo giocare con la ramificazione, con l'intensità, con la brillantezza, con quello che vogliamo. Gli possiamo dare un movimento e poi lo possiamo sfocare perché d'altronde deve comparire dietro le nuvole. Come facciamo a fare le nuvole? Utilizziamo un effetto che si chiama disturbo frattale o fractal noise, che è un effetto che possiamo giostrarci un po' come ci pare, quindi lo pasticciamo un po' fino a farlo diventare abbastanza nitido e con un po' di movimento, utilizziamo l'effetto tinta per farlo integrare al meglio nell'inquadratura, altrimenti possiamo anche usare delle immagini PNG, giocare un po' con le dimensioni, la grandezza, l'intensità e dare a ognuna insomma una caratteristica diversa per avere qualcosa di controllato totalmente da noi. Quindi poi abbiamo usato anche un effetto vapore per dare un'atmosfera un po' più cupa, ecco. Con l'effetto fulmine, insomma, possiamo creare davvero qualunque cosa, basta far galoppare la nostra fantasia. Ad esempio, quest'altra cosa che abbiamo fatto, un po' più scherzosa, immaginando che in una via di una tranquilla cittadina italiana, a un certo punto un lampione impazzisse e cominciasse a scagliare fulmini sul terreno. Qui abbiamo lavorato con l'effetto fulmine, abbiamo creato i riflessi e il punto di impatto, abbiamo utilizzato un punto luce, qui abbiamo poi controllato l'intermittenza sul vetro del lampione e il risultato è a dir poco non devo dire elettrizzante, è elettrizzante, e vabbè, l'ho detto.